Alessandro Siani al suo debutto alla regia con Il principe abusivo, di cui è anche protagonista insieme a Sara Ferberba. Allora, innanzitutto, com'è andato questo debutto? Alessandro, raccontaci un po'. Mi sono trovato molto bene in questo debutto perché ero tutelato dalla produzione che avevamo già girato insieme, già c'era stato un gran feeling con la produzione sia di Benvenuti al Sud che Benvenuti al Nord, era la stessa troupe, la stessa squadra, quindi mi sono trovato veramente molto bene. Anzi, do un consiglio ai giovani, lavorate con questa produzione. Sara, tu ti sei trovata tra l'incudine e il martello, cioè tra Alessandro Siani e Christian De Sica. Immagino che sia stata un'esperienza di set molto divertente. Ma Ma quando Alessandro doveva dirigerti, come ti sei trovata? Cioè, ti sentivi un po' a disagio? Non lo prendevi sul serio? certo che lo prendevo sul serio, per quanto è possibile prendere sul serio questo essere umano. Ecco, mi do anche un tono mentre lo dico. No, non è un regista meraviglioso in realtà, nonostante tutto questo. È una persona molto sensibile, molto attenta, molto delicata. Anche. Quindi quando ti confronti e lavori su un personaggio c'è anche una certa intimità che aiuta, non ti senti mai fuori luogo, mai in Siamo dovuti partire imbarazzo. 10 giorni per New York. Eh? Hai certa intimità nel personale. Ma chi è sta mano così? Io Senti chi parla? non mi muovo proprio quando Ma parla. ammazza! Io mi muovo quando. Ma che stai a fare? Così va. Siete bellissimi. Io non muovo quando parla. Ma che stai a fare? Madonna. Senti, tu hai avuto una spalla d'eccezione per questo debutto, che è Sì. stato Christian De Sica. Sì. Quanto ti ha aiutato e se ti ha dato anche qualche consiglio? Ho avuto la possibilità di lavorare sempre con grandi comici, da Claudio Bisio a Fabio De Luigi a Christian De Sica, quindi ho avuto modo anche di imparare tanto e poi Christian è veramente un grande maestro, di una grandissima generosità e credo che se non ci fosse stato lui sarebbe stato veramente complicato per me quest'opera prima, perché approfittare, ecco, di un attore così, che parte, devo anche dire che Christian quando gira è sempre perfetto, cioè è un attore che fa pochissimi ciak, nel senso che già la prima è buona, quindi questo ti aiuta, ti facilita la giornata perché subito riesci a portare il lavoro a casa e poi è stato un grande, vero? È un grande ed è stato un grande nell'occasione del film. Il film parla delle differenze sociali tra un ragazzo e una ragazza. Secondo voi, le differenze possono davvero unire due persone così diverse? La domanda è alla signora. O è veramente una favola? Beh, a volte sono le differenze. Spesso le differenze poi sono il punto d'unione, perché ti confronti proprio su quello, o litighi su quello. O non ti, insomma, ti trovi a discutere e a riflettere proprio su queste cose qua, le cose che non devo gesticolare. No, una volta feci un'intervista per RB Casting. E se parlavo di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, dove c'erano anche quelle differenze. Dice, ma allora queste differenze tra Nord e Sud che poi si uniscono è una favola oppure veramente può capitare? Alla fine se vedi un po' il succo del discorso è sempre quello, no? Ricchi e poveri, Nord, Sud. Alla fine rimango sempre, sono sempre molto ottimista però. Però, come si racconta alla fine del film, uno deve andare verso l'altro, deve andare incontro l'altro, Sì. o entrambi devono andarsi incontro. Ma tu me lo chiedi perché c'è delle cose tue personali che No, non mi sto attraverso il film facendo le vuoi risolvere? psicanalizzare, no, Ah, no, non ti no, perché sono preoccupare. bravi, nel senso sì, che vedo una risata quando uno Dici, dici, ride. racconta. No, Qual quando uno è il ride, no, perché problema? quando uno ride così sì, Siamo ci qui. sta. È No, diventata tesoro, rossa. ma ecco subito. Ma posso dirti una cosa? Dimmi. Sì, bisogna venirsi incontro, assolutamente. Il film esce il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino. Invitate le persone ad andare a vederlo. Sì. Oh, a tutti gli innamorati, il 14 San Valentino.